Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, ciao a tutti. La partita è iniziata. Toni Kroos. Jerome Boateng. Bella serie di passaggi. Toni Kroos. Mustafi. Toni Kroos. Khedira. Passaggio in avanti. La gioca in aria. Spazza via. Mette in mezzo il traversone. Se la cava, la difesa allontana la palla. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Allontana il pallone. Toni Kroos. Mustafi. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Toni Kroos. Effettua un cross dalla tre quarti. Possibilità per Mesut Özil. Cerca lo spunto. Può provare. Giocata bellissima di Müller. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Può andare. Gomez. Mario Gomez. Clamorosa la traversa. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. E passa. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Pallone basso in aria. Prova il tiro. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Gomez la mette sulla sinistra. Ha spazio sulla fascia. Si libera la grande. Cross. Mario Gomez. Tiro davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Jerome Boateng riconquista la palla. Gioca una palla lunga. Mario Gomez va da solo, centralmente. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea.
L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Da lì può segnare. Qui deve tirare. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. Lungo passaggio in avanti. Palla che torna nella zona del portiere. Ancora un ottimo intervento difensivo. Deve fare tutto da solo. Se ne va. Può concludere. Ci mette una pezza. Mesut Özil! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Tentativo di Mario Gomez. Özil. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ha provato a ripetersi. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Müller si fa avanti in territorio nemico. Bella apertura. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Cerca la profondità, sulla fascia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La mette sulla sinistra. Müller schiaccia il piede sull'acceleratore. Müller guadagna metri. Müller, bella parata. Ottimo disimpegno, fondamentale. Arriva attraversione di Müller. Mario Gomez, che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Prova il filtrante. E passa! Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Mustafi. Decidono di giocarla all'indietro. Müller. Arriva attraversione di Müller. Prova la volée. Palo. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. La mette sulla fascia. Traversone in arrivo. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Tentativo di Mario Gomez. Mario Gomez sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Prova a saltare il centrocampo. Yeah.
Hummels, Toni Kroos, c'è la palla lunga in avanti. Tocco morbido, può andare alla conclusione, si coordina per il tiro. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Può provare. Khedira prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla in avanti verso il compagno. La mette sulla sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Lancia il pallone in avanti. Müller tenta l'affondo sulla destra. Si libera la grande. Gomez. Elegante. Prova il cross. Mario Gomez. Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Vuole la profondità. È buona, si gioca! Qui deve tirare. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Mesut Özil la gioca a sinistra. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Conclusione! Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di zero. E poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Se ne va. Prosegue nella sua corsa. Traversone di Toni Kroos. Mario Gomez! Non è riuscito a buttarla dentro. La Germania ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Ha provato a ripetersi. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Prova la giocata nello spazio. Bel pallone. Non può sbagliare. E questa era l'ultima azione del primo tempo. Tutti a prendere un decaldo. Nessuna sorpresa. Il vantaggio è meritato. Ora nel secondo tempo dovranno cercare di legittimare questo successo, magari con altre reti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. La Germania è in vantaggio di misura. 1-0 punteggio. Prova il traversone. Prova il filtrante. Cerca spazio. Passaggio smarcante, ora deve segnare.
credo però che ci sia fuori gioco. Sì, è così. Il fuori gioco c'è. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Müller. Mesut Özil. Oggi è autore di un assist. Niente da fare, non passa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Mustafi con il lancio in avanti. Buon lancio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. La mette in avanti. Prova a verticalizzare. Cerca l'uomo là davanti. Si avvicina alla porta. La mette sulla sinistra. Può cercare il taglio in mezzo. Cross deviato dal difensore. Corner. Ottimo disimpegno. Fondamentale. Khedira. Ecco il tiro. Il portiere dice di no. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Difficile arrivare su un traversone del genere. Bell'anticipo, pericolo sventato. La mette in avanti. Prova la giocata nello spazio. Sulla fascia, è libero. Bel gesto tecnico. Mustafi con il lancio in avanti. Qui può partire il contropiede. Pallone morbido verso la fascia. Ecco il tiro. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Sceglie di battere corto. La gioca in area. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura a uomo. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. Non è esattamente una soluzione elegante, ma è necessaria. Questo è il classico giocatore che può sembrare assente per 89 minuti e poi ti punisce quando meno te lo aspetti. Müller. Gomez. Finisce in offside. Fuorigioco ineccepibile. Funzionano gli automatismi della difesa. Gomez. Müller ha già segnato in questa partita. Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova un traversone dalla tre quarti.
Prova il filtrante. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Cross tagliato al centro dell'area. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. C'è mancato poco per trovare ancora gol. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Schürrle. E passa. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. La Germania ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Fallo, calcio di punizione. Da lontano. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Sané prova a giocarla in profondità. Se ne va. Gioca una palla lunga. Ottima progressione, palla al piede. Prova Müller. La profondità. Si libera la grande. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. C'è un doppio cambio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Occhio al tiro. Il portiere si oppone. Sané. Si spinge in avanti. Vediamo cosa inventa. Bella palla, devi approfittarne. Prova a metterla subito in aria. C'è la palla lunga, in avanti. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Jérôme Boateng recupera un pallone importante. Chedira. Toni Kroos. Ottimo il fraseggio. Palla al centro. Prova di testa. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. La Germania deve resistere ancora qualche istante.
tocco preciso. Schürrle, e ora deve concludere. Sané alla conclusione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Salta e colpisce di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Cerca spazio. Si riparte con un fallo laterale. Provano a ripartire da dietro. Schürrle. Riceve un pallone interessante. Müller. Clamoroso, traversa. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Toni Kroos. La palla viene respinta. Toni Kroos. Che dirà? Sané. E il difensore respinge. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la